Costruisci la tua vita sulla parola di Gesù. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Luca 5:1-11. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbero finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Amen. Cari amici, quanto è importante oggi entrare in questo episodio, capitolo 5 del Vangelo secondo Luca. Abbiamo la chiamata dei primi discepoli, che avviene in un modo molto particolare, cioè dopo un fallimento personale, un fallimento aziendale. Tutti erano soci, tutti erano pescatori, questi nuovi discepoli di Gesù. Infatti alla fine si dice che lasciarono le reti, le barche e lo seguirono. Ecco che loro hanno sperimentato la chiamata di Gesù dopo un fallimento personale, dopo un fallimento, una crisi aziendale. Quanto è importante, cari fratelli e sorelle, avere il discernimento nella nostra vita, che dietro a dei fatti molto duri, molto difficili, che ci portano allo scoraggiamento, alla disperazione, anche alla depressione, noi in realtà possiamo leggere un passaggio del Signore. Di fronte all'ennesima volta in cui non avevano pescato nulla di notte, Gesù viene e dice a Simone: «Prendi il largo, va nel lago, ritorna dove hai fallito, ritorna in quel luogo che ti ha scoraggiato questa notte e gettate le vostre reti». Fratelli e sorelle, Gesù interviene nelle nostre vite. Gesù ha la capacità di trasformare le nostre tenebre, le nostre cadute, in una luce vera, in un nuovo percorso, in un nuovo cammino. Fratelli e sorelle, quanto è importante oggi rileggere la nostra vita, rileggere il nostro presente, leggere le situazioni che stiamo vivendo di crisi, di fallimento, non solo nel mondo del lavoro, magari in famiglia, nelle relazioni, con uno sguardo nuovo e diverso. Gesù è venuto e gli ha dato un comando a Simone. E Simone dice: «Maestro,
Anche se abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, anche se abbiamo fallito anche questa notte, sulla tua parola getterò le reti. Voglio avere fiducia in te, non nelle nostre forze, non nelle nostre capacità, non nelle nostre abilità. Voglio avere fiducia che con te la mia vita può essere differente, può essere diversa, può essere migliore. Quanto è importante costruire la nostra vita, giorno dopo giorno, sulla parola di Dio, sulle parole di Gesù. Che cosa avviene? Un miracolo. Hanno ripetuto le stesse azioni della notte, di giorno, quando di solito non si pesca, quindi è quasi assurda la pesca di giorno, nello stesso luogo dove non hanno pescato di notte, quando di solito si riesce a pescare, Gesù ha fatto il miracolo. Fidiamoci di Dio, cari fratelli e sorelle. Dio può fare molto di più di quello che gli stiamo chiedendo, di quello che possiamo pensare. Il problema sono i nostri pensieri. Noi mettiamo in gabbia la potenza di Dio e gli diciamo: ma tu non puoi. Ma se non ce l'ho fatta io, che cosa puoi fare tu? Ma io più di così non potevo fare. In realtà, Dio lo può fare. A Dio tutto è possibile. E quella crisi che stai vivendo o che hai vissuto non è per la morte, non è per la tua depressione, non è per il tuo scoraggiamento, ma è per un nuovo cambio di vita, cambio di mentalità. Perché con Gesù noi getteremo le reti sulla sua parola e pescheremo. Amen. Grazie Signore Gesù, grazie per questo tempo. Grazie per ogni prova che io sto avendo, che ho avuto. Ti voglio chiedere oggi, intervieni nella mia vita. Voglio avere fiducia nella tua potenza, sulla tua parola e non nelle mie forze, nelle mie capacità. Signore, voglio ripercorrere la strada che avevo lasciato, ripercorrerla con te e in te, perché so che se sulla tua parola costruirò questi momenti della mia vita, allora pescherò grandi quantità di pesci. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora con gioia, con entusiasmo, proclamiamo lo slogan di oggi. Costruisci la tua vita sulla parola di Gesù, giorno dopo giorno. E guardiamo con un nuovo sguardo le nostre cadute, le nostre crisi e fallimenti. Forse Dio lo ha permesso affinché noi facciamo una nuova esperienza, una nuova chiamata da parte sua. Una nuova benedizione. Che il Signore vi benedica. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi giovani, vi invitiamo dal 22 al 24 settembre all'incontro di Shout Generation, dove faremo il corso Filippo. Un'esperienza meravigliosa, unica, dell'amore di Dio che ti cambia, che ti trasforma, che ti libera attraverso la parola di Dio, la preghiera, insegnamenti e dinamiche, dove tu farai esperienza concreta di quanto Gesù ti ama. Ti aspettiamo, iscriviti sul nostro sito web. Ascoltate oggi la voce del Signore, ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo.